Il problema della violenza sulle donne persiste in tutto il mondo da molti anni e l'unica vera soluzione è la denuncia. La denuncia purtroppo non è la soluzione più semplice per molte ragazze, poiché si potrebbero trovare in difficoltà anche solo a parlarne con un amico, con dei genitori o anche alle forze dell'ordine. Infatti per questo molte ragazze decidono di tenersi tutto dentro, pur consapevoli che non sarà la soluzione, ma che ciò porterà solo ad ulteriori problemi. Ci sono stati molti casi di ragazze che, dopo aver subito delle violenze e non avendo raccontato più nulla, dopo molti anni non sono state più credibili alle forze dell'ordine. E proprio per questo è molto importante dire tutto subito se si riesce. È anche stato creato un segno che non è ancora conosciuto da tutti, però è molto importante essere a conoscenza di esso, che è il pugno chiuso con il pollice all'interno. Che deve essere utilizzato in tutte le situazioni di difficoltà, sia da uomini che da donne, per farsi notare dalle altre persone. E questo almeno ci fa capire agli altri che siamo in una situazione di pericolo. Questo simbolo va utilizzato in ogni occasione. Si pensa infatti che la violenza sia solo fisica, ma in realtà è anche verbale e talvolta le parole possono essere peggio dei fatti. È violenza tutto ciò che ci costringe a fare qualcosa che non vogliamo, come ad esempio le spose bambine, cioè ragazze molto piccole, talvolta di 11-13 anni, che si trovano a dover sposare uomini molto grandi, come 40-43 anni, senza poter dire loro, quindi magari semplicemente per fatti religiosi o fatti di cultura diversa dalla nostra. Se ne parla molto meno, ma è anch'essa importante la tematica della violenza sugli uomini, che si verifica principalmente nei carceri a causa di poco controllo. Talvolta per un uomo è ancora più complicato denunciare il fatto, poiché ha paura di essere ridicolizzato e di vedere minacciata la propria virilità. Per concludere, citando la Genesi, la donna è stata creata dal costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma da sotto la spalla per essere protetta e vicino al cuore per essere amata.